Il prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, ha nominato la commissione straordinaria che dovrà amministrare il comune di Rizziconi a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni della criminalità organizzata. La commissione incaricata della gestione provvisoria dell'ente in attesa del perfezionamento della procedura di scioglimento degli organi elettivi è composta dal viceprefetto Aldo Lombardo, dal viceprefetto aggiunto Roberto Micucci e dal funzionario economico-finanziario Francesco Giacobbe. L'ormai ex sindaco di Rizziconi, Giuseppe Di Giorgio, ha dichiarato di attendere le motivazioni che stanno alla base del provvedimento deciso dal Consiglio dei Ministri, anche se di fronte alle telecamere della Graziano Tomarchio Management non è riuscito a nascondere il proprio disappunto. Buongiorno sindaco. Dottore Domani. Ancora una volta viene scelto per male questo comune. No, ancora una volta, non esagerare. Dopo 16 anni il comune di Rizziconi è sciolto per mafia. Ancora il Presidente della Repubblica deve firmare il provvedimento. Io mi auguro che lo faccia prima possibile. Io ho annullato un consiglio comunale già convocato perché per una questione di correttezza verso chi dovrà venire dopo, i provvedimenti li prenderà, i provvedimenti che noi stavamo per fare. Ci siamo fermati, non entro nella, non varcherò più la soglia del municipio, perché non è giusto, perché non si possa pensare che io vada a nascondere chissà quali cose, non devo fare niente, non devo aggiustare nulla. E aspetto fiducioso le motivazioni per cui il comune di Rizziconi viene sciolto per la seconda volta nella sua storia. No, chi dice la terza volta o è male informato o non sa o non si informa ed è anche ignorante, perché chi ignora, chi non sa è ignorante, senza nessuna offesa, senza nessun problema. Quando avremo le motivazioni parleremo e diremo in base alle motivazioni. Ma l'andrangheta c'è dentro il comune. L'andrangheta non c'è stata, fino a quando sono stato io l'andrangheta non è stata. Vedi se c'è a casa tua. Arrivederci.